Soprattutto Ignofo era molto portato, insomma, anche perché aveva un ruolo, diciamo, in difesa, difensore centrale, quindi vedeva bene, diciamo, lo svilupparsi dell'azione e quindi c'era una predisposizione naturale. Anche per Cinelli è la stessa cosa. Cinelli era un centrocampista e quindi evidentemente con gli anni ha affinato questa sua predisposizione, ha giocato tanti anni in un ruolo centrale, quindi ha sviluppato sicuramente le capacità per poter fare un allenatore. Non sarà facile, l'Avellino non esiste ancora, andrà costruita in questi giorni la rosa, non sarà facile, naturalmente c'è grande contestazione, c'è grande delusione. Lo so, l'ho seguito perché insomma dopo una cavalcata splendida e un recupero così importante, vincere il campionato e ritornare nei professionisti, non ci si aspettava, però penso che, diciamo, che i giocatori in giro ce ne sono e tanti, solo che mettere tutti insieme in un breve periodo non è facile, è partire e organizzarsi, però insomma, se hanno pazienza, penso che la società sarà organizzata in tal senso. A questo ci penserà anche Salvatore Di Somma, naturalmente. Beh sì, esperienza e capacità, quindi sono anni che sta sulla breccia e anche conosce l'ambiente di Avellino, penso sia una garanzia per tutti. I tifosi dovranno avere la pazienza di aspettare, di capire poi se De Cesare vuole vendere, vuole continuare, comunque sarà un anno di transizione. E magari imbrocchi i giocatori giusti, si può far bene, perché il campionato poi alla fine lo permette. Insomma, certamente la partenza non sarà agevolata, però penso che con il giro di 2 o 3 mesi possa organizzare bene la squadra e si possa far bene. Da lì poi si vedrà il resto, insomma.